La notte dei mostri, delle streghe e dei bambini rompenti. E dei lello. Ragazzi, benvenuti in questo speciale di Halloween. We for fun, we for Halloween. We for Halloween. Oggi vogliamo portare un gioco che ci potrà fare abbastanza cacare sotto. Esatto. Anche perché abbiamo l'audio a bomba. Manetta. Ed è Rake. Ed è Rake. Ed è Rake, ragazzi, non so se lo conoscete. Comunque è un gioco tra virgolette di caccia, dove però vai a cacciare mostri e alieni. Mostri e alieni. Quindi io partirei subito col gioco. Mostri e alieni. Loading. Allora, adesso no, è un giochino da pochi euro, ragazzi. Però però è un grande gioco. Giocherà Lello, ragazzi. Io sarò qui. Se poi vi innamorate di questo gioco, lo trovate su Steam. Su Steam. Steam. Ragazzi, eccoci proiettati nel gioco. Siamo nel gioco. Siamo in un camper. Allora, ragazzi, lo scopo del gioco qual è? Prendere le telecamere, che sono queste qua, per vedere se gli animali, quindi in questo caso gli extraterrestri mostri, compaiono. E per andarli catturati a cacciare. Quindi bisogna prendere tutte le telecamere che si può. Mm-hmm. Cioè tutto in realtà quello che c'è. Vedete? Tutto quello che trovate è il Bigfoot, no? Foto degli avvistamenti, tipo qua c'è la, scusate, qua c'è l'alieno, cioè ma so, quello è Big Hero 6. Piedone, quello. Questo è l'alieno. Esatto. Vediamo se troviamo altro. C'è il medikit. Se lo trovate, se riuscissi a prenderlo. Perché il problema di questi giochi a poco. Lì c'è un fucilozzo che non mi fa prendere perché se lo guardi riesci a prenderlo. Lo stavo guardando. Ecco. Allora, non vedo che ci si. Non mi sembra. No, quello lì è la camera. Prestart watching. Queste qua sono, se dopo aver piazzato le camere. Prendi la mappa. Qual è la mappa? Quella lì è la mappa. Sei sicuro? Sì. No. No, sotto, più sotto, guarda. E ammo, prendi le ammo. Ammo. È munition, perché se prendo un fucile senza, sì, quindi fucile spari coriandoli. Andiamo, allora, nel nostro mondo c'è una cosa cattiva in questo gioco, che è il maiale, che è il porco. Vedete, qua dobbiamo andare a piazzare le telecamere, le nostre camere. Adesso, se io mi ricordassi, ecco così, no? Voi ci dite adesso, ma qual è lo spaventoso? Adesso è giorno, di notte è tutto tenebrario. Esatto. Allora, l'altra posizione è qua. Questo è il nostro maiale domestico, no, che no, scappa. Sono al contrario, sono girato dalla parte sbagliata, è di qua l'ala. L'altra posizione per la telecamera. Ma il genio non può correre, no? Beh, ragazzi, piazziamo qualche telecamera e ci andrò. Ci andrò. Ragazzi, mentre piazzavo telecamere abbiamo trovato questa struttura. Una scultura. Che vorrei capire cosa questa è. Penso sia una cosa da cecchino. Ma guarda. Vabbè, il test dello sfondo, vabbè. È bella la texture lì, eh. E quindi, ragazzi, io direi di tornare al nostro campo. Al campo. Campo scuola. Tra l'altro mi sono allontanato abbastanza. Arriviamo nel momento. Lello, c'ho paura, sembro il Grinch con queste dita. Doveva essere verdi, allora. Vai. Ma no, ma siamo ripartiti. Non vorrei che siamo partiti al gioco. Ah, no, no. Oh, è qua il momento. Ci sono altre camere. Io le prendo. Le prendiamo a caso. Ho preso altre munizioni. Ah, ce ne sono altre. Non si sa, ma sinistra. Di notte compaiono. Guarda lì. Dove, scusa? Lì, Mo. Di notte compare roba in questo modo. Era anche in fondo là. Sì, ho visto. Quindi abbiamo già capito che se ti danno tutta sta roba, qualcosa servirà, no? Io prendo la subito la luce. Io prendo subito il fucile. Lei ha paura. No, Lello. Ma aspetta, le telecamere le guardo da qua. Esatto. Ah, vai, vai.
Adesso non mi... ecco, notebook. Notebook. Ecco qua. Vai. Perché con la luce non si legge. No. Allora, questa è una. Cam 2. Che è sempre... è dietro il coso. Sì, è qua, si avvicina al camper ancora. Esatto. Qua. Tra l'altro che grande definizione che hanno queste cam. Cam 3, qua mi ho cominciato a allontanarmi. Esatto. Però in lontananza qua vedete ancora... il campo base. Però qua non lo vedete già più. Qua è dove c'è la strana scultura. Non c'è nulla però. Madonna mia, già mi mette l'ansia che non si vede bene. Cam 1, è rossa. Che cacchio... Cam 1 è qua davanti, eh. Oh, cos'è? È il cinghiale. Ma vada via il cuore. Ragazzi, io voglio andare a fare una cosa molto stealth. Non me ne frega niente delle telecamere. Ma com'è che si spegne tipo la torcia qua? E non si spegne. Voglio il fucile. Ah no, avevo già spegne. Che cazzo ti urli? Già stiamo con l'ansia. T'ammazzo. Non sparare il tuo maiale domestico. Ecco, parte la caccia. La spedizione notturna, ragazzi. Ho solo una pila. Chi è che ha aperto una porta? Ma chi è che... ma poi ci sono le porte in mezzo al bosco. Raga, ho l'ansia. Non dirlo a me. Oddio. Se passare la notte siamo bravi, Peccato che lo scopo non è sopravvivere alla notte. È divertirsi. No, è... catturare quel coso, ma... E non abbiamo le trappole. Però non si vede nulla. Da qui non si vede proprio nulla. Oh, torna indietro! Ho visto qualcosa muoversi in quel cespuglio lì. Senti? Sì. Senti, io non so cosa dirti. Ma tu ti armi subito. Lanciamo le granate, per favore! Ma sì. Se c'era qualcosa non c'è più. Porca puttana! Puttana! Che cacchio è? Un cervo sarà! Christian Dior, questo ma veramente... un cervo che fa come le mucche. Oh, cos'è? Cervo di merda. Dov'è? Ma mi ha fatto prendere male. Non ammazzarlo il cervo. Ma cosa spari i cervi? Non ho più colpi. Ricarica. E spara i cervi. Ma è stupido questo cervo. Ma perché spari i cervi? Ma è stupido questo cervo. Per forza gli spari anche tu. A parte che c'ha gli occhi bianchi però. Io ricarico a prescindere anche se non ho usato, ci ho usato solo colpo. Madonna, come sprecare colpo. Ma dai. Salviamo soldato cervo. Cos'è? Ah, sono sempre sempre lui che ci ha freno. Che cazzo è? Non c'è niente, brutto mogolo. Raga, si è messo ad urlare a caso. Mi è venuto il San Crispino, mi è venuto. Puttana maiala! Che cazzo di urli! Ma non devi farmi questi scherzi del cazzo, mi guardo ancora in giro, ma... perché era in alto, appeso a qualcosa? Ma no! Tutta testa di... Madonna! Che urla questo! Ma sei tutto scemo, il cuore adesso mi batte... adesso ho perso le luci! Perché si è messo ad urlare? Puttana, che spavento che mi ha fatto prendere! La cascata! Ah, la luce è la cascata! Sì. Ma vada via! La famosa cascata che si illumina di mezzo. Wow, andiamo a vedere la cascata. Bella. Doccia, allora, gratis. Oh, questa deve essere la tana di... puttana! Puttana! Mi sono messo... porco giusto! Mi sono cagato giusto! Porca troia! Ma sei scemo! Dio! Puttana! Ma ci è passato attraverso, tra l'altro! Ma perché? Madonna, mi sono anche stordito da solo! Ragazzi, questo è Rick! Ma noi andiamo a caccia di sti cosi! Avete visto che anche se hai il fucile non gli puoi sparare? Lei lo ha sparato, abbiamo visto dove, come, non è fatto a niente il fucile, perché è inutile, è un fucile giocattolo. Comunque ragazzi, questo è Rake dello speciale di Halloween. Comunque sia, il prossimo anno che è scontato, però se volete altri giochi di questo genere chiedetecelo. Se noi volete andiamo avanti a giocare a Rake.
Magari anche noi. Almeno qualcuno dobbiamo riuscire a catturare. Va bene, dobbiamo trovare le trappole. Comunque, ragazzi, per la puntata di Halloween è finita. Da Lello e da Baxter è tutto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Questo deve essere la tana di...